Allora, siamo qui ospiti da Antonella Clerici. Ospiti? Io spero, che non ho portato il portafogli, quindi... No, non vorrei che... No, vabbè, cioè, siamo amici con Antonella, cioè non è un problema, cioè, gli ridiamo i soldi, non è quello. Perché non abbiamo la carta, né io né lui, quindi speriamo di essere ospiti veramente. Altrimenti, vabbè, ci mettiamo d'accordo con Antonella, la prossima occasione poi paghiamo direttamente a lei, anche se dovremmo pagare qua. Però non lo so, io spero, ma siamo ospiti, non si paga, vero? No, ospiti, ci hanno confermato, siamo ospiti. E comunque, no, comunque Antonella sta promuovendo il Made in Italy, questo è quello che lei sostiene, ma è vero, perché abbiamo mangiato dei piatti tipicamente italiani, tra l'altro un risotto allo zafferano rivisitato, ottimo, con della... Sa che Greg non ha mangiato perché non mangia carboidrati, io invece sì, e si vede. E quindi niente, cioè io posso dire che ho assaggiato tutto, è tutto buonissimo, non so quello che ha assaggiato Greg. Ma di fare la domanda al grande capo Sticazzi. Ah, grande capo, devo fare la domanda, se non avevo capito. Infatti, la domanda mia era normale, una domanda normale. Cosa hai mangiato, Greg, invece? Comunque, sentiamo il grande capo Sticazzi, cosa ha da dire su questa bellissima trovata di Antonella di creare un ristorante che richiami moltissimo il suo modo di essere, il suo stile e anche quello che fa in TV. Allora, grande capo, Antonella Clerici ha aperto questo ristorante e l'ha fatto con tantissimo amore, con la voglia di esportare il Made in Italy. Ma sì, e sti cazzi, pensa che grande prova di coraggio per donna che già ha tanto successo, quindi fare nuove cose, quindi... E sti cazzi di questo ristorante e di questa nuova attività di Antonella, pensa che ha bisogno di tanta fortuna e tanto successo. E così sarà, perché il ristorante, inquadra pure, è veramente bellissimo. Ciao.